Fa sempre un certo effetto parlare di serie storiche ed Ace Combat è a tutti gli effetti una serie storica. Il primo capitolo usciva nel lontano 1995, forse ve lo ricordate con il titolo di Air Combat, si chiamava così, non Ace Combat. E nel corso di questi lunghi 24 anni Bandai Namco, che all'epoca si chiamava solo Namco, ha sfornato ben 18 capitoli appartenenti alla saga, compresi quelli sviluppati per cellulare o per smartphone. Ace Combat 7 Skies Unknown è il 19° capitolo della serie e arriva sul mercato dopo un'assenza lunga 12 anni. Ace Combat 6 usciva infatti nel lontano, fra virgolette, 2007 solo ed esclusivamente per Xbox 360. Fortunatamente Bandai Namco stavolta ha deciso, per risollevare anche la serie, per rilanciare la sua serie, di pubblicare Ace Combat 7 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows tramite Steam. Ma abbiamo parlato a sufficienza di quella che possiamo dire è la storia della serie Ace Combat. Cosa ha da proporci questo Ace Combat 7 Skies Unknown? Quali sono le novità? Quali sono le differenze? Cosa ha ereditato dai precedenti capitoli della serie? Scopriamolo insieme nella nostra video recensione di Ace Combat 7 Skies Unknown. Diciamocela tutta, i simulatori di volo non stanno passando un periodo esattamente d'oro. Quelli di nicchia, dedicati appunto ad una ristretta cerchia di appassionati, sono sempre lì al loro posto, con incarnazioni anche piuttosto recenti. Ma non c'è qualcosa che miri ad un pubblico più vasto, tranne forse World of Warplanes o War Thunder, che comunque sono titoli free to play. Ace Combat 7 Skies Unknown non può essere definito un simulatore nudo e crudo, perché alcune meccaniche sono palesemente arcade, ma il suo essere a metà tra due mondi, quello simulativo appunto e quello più arcade, lo rende perfetto per far tornare a parlare di un genere che, grazie alle moderne piattaforme di gioco, avrebbe ancora tanto da offrire. Ace Combat 7 fa tesoro di alcune delle novità che sono state via via introdotte nella serie, aggiungendo qualcosa di inedito, di più simulativo per l'appunto. Partiamo dalla storia e dall'ambientazione. Anche questo settimo capitolo è ambientato nuovamente in una versione alternativa della Terra, di solito denominata Strange Real, con aree geografiche e paesi diversi. E anche qui ritroviamo uno degli eventi chiave che ha sconvolto l'assetto geopolitico del pianeta, l'arrivo di un gigantesco asteroide distrutto grazie alla superarma nome in codice Stone Age, che comunque con i detriti derivanti dalla sua esplosione ha messo in ginocchio diverse nazioni. Nel gioco assumiamo il ruolo di un pilota conosciuto solo con il suo nome di battaglia, Trigger, che si trova coinvolto in un nuovo conflitto tra le nazioni dell'Osea, Erusea e Usea. Le citazioni ai capitoli precedenti si sprecano quindi, e ciò non può che far piacere a chi segue da sempre o quasi la serie. Anche i neofiti troveranno comunque sufficiente materiale per capire più o meno come stanno le cose. Sa di fatto che Ace Combat 7 non si limita a proporre una serie di missioni a difficoltà crescente. Il gioco intervalla i vari livelli con cutscene che appunto incastrano il tutto in una trama, con personaggi che si evolvono e storie che si intrecciano. In definitiva, una bella storia di guerra. Sta a voi scoprire come Trigger, ovvero il giocatore stesso, si inserirà nei vari contesti che si creeranno, come si evolverà il personaggio e quale ruolo avrà nel teatro bellico attuale. Veniamo finalmente al gameplay. Questo settimo capitolo è estremamente rispettoso dei suoi predecessori, ma ciò nonostante torna a focalizzarsi unicamente sul pilota, rimuovendo di fatto tutte le componenti che riguardano la gestione dei wingman. Non che manchino i compagni di squadra durante le missioni, ma di fatto agiranno in modo completamente autonomo, senza seguire i vostri comandi. Sul fronte dei comandi e della difficoltà c'è di che accontentare tutti. Due le modalità di controllo del velivolo: facile, con l'aereo che segue con discreta semplicità i controlli impartiti tramite le vette analogiche, ed esperto, che richiede la gestione del rollio e del beccheggio per poter virare. Se non vi siete mai avvicinati alla saga, è ovviamente raccomandabile la prima modalità. La seconda permette sì manovre più precise, ma non è affatto semplice da gestire. 3. I livelli di difficoltà selezionabili, e vi assicuriamo che già con il primo, quello facile, nelle ultime missioni avrete delle più che discrete gatte da pelare. Le missioni che compongono la campagna sono 20 in tutto, caratterizzate da durata variabile ed obiettivi diversi che richiederanno aerei e approcci diversi. Anche la struttura delle missioni richiama i precedenti capitoli, ma oramai è una tradizione. Quasi tutti i principali capitoli della serie presentano dei rimandi a quelli precedenti, e anche in queste missioni troverete dei punti in comune con quelle del passato. I velivoli da sbloccare sono circa 30, considerati anche quelli relativi ai preordini. Non sappiamo se ce ne sono alcuni anche segreti da sbloccare, per il momento non ne abbiamo trovati, e sono organizzati in un albero tecnologico piuttosto ampio. Non c'è niente di particolarmente fantascientifico, tranne l'X-02 Wyvern, un velivolo anche in questo caso storico, che fece il suo debutto nel quarto capitolo della saga. Tutti sono riprodotti con dovizie di particolari, Carlinga compresa. Potrete infatti pilotare visualizzando l'abitacolo, migliorando sensibilmente la sensazione di simulazione e di
di immersione. Per ogni velivolo ci sono due armi speciali da sbloccare e varie componenti utilizzabili su qualsiasi aereo presente nel vostro hangar. Di fatto sarà quindi possibile personalizzarli con una selezione di componenti che vanno a potenziare singole o multiple statistiche dell'aereo che intendete utilizzare. Potrete ad esempio avvantaggiare le armi speciali a discapito di quelle classiche, migliorare accelerazione o decelerazione e così via. Non mancano poi livree e loghi, ma dovrete terminare la campagna per sbloccarli. I velivoli sono suddivisi in classi: caccia, caccia bombardiere e bombardiere. Ovviamente sta a voi adattarvi alle situazioni proposte dalla missione optando per un modello piuttosto che per un altro. Gli aerei però vanno sbloccati con crediti guadagnati tramite le missioni stesse. Sarà quindi sempre a voi seguire un ramo piuttosto che un altro per sbloccare magari un più versatile caccia bombardiere in grado di aiutarvi con le missioni ibride. C'è da dire che le differenze di pilotaggio tra i vari velivoli si sentono, e come, sia che si tratti di aerei appartenenti a classi diversi, sia che si tratti di velivoli con specifiche tecniche diverse, e non stiamo parlando solo di velocità massima. Fin qui forse è niente di rivoluzionario, ma come accennato c'è un qualcosa in più a livello simulativo che impreziosisce il tutto: le condizioni atmosferiche. Non si parla solo di pioggia o di nebbia, di fatto il giocatore ha a che fare con correnti d'aria che modificano la traiettoria di volo, con fulmini che possono colpire il velivolo disturbando momentaneamente la strumentazione e non solo. Virando in alcune formazioni nuvolose potreste ghiacciare il copolino, azzerando quasi completamente la visibilità. In altre ancora potreste notare gocce di condensa, e muoversi in zone piovose renderà la visibilità più scarsa del normale. Anche cercare di accelerare con il vento contrario porterà ad una riduzione sensibile della velocità massima. Tutte variabili che vanno appunto a rendere il gioco ancora più complesso e divertente. Unire le condizioni meteorologiche a battaglie che coinvolgono spesso decine e decine di aerei e mezzi di superficie, postazioni fisse, missili che fischiano e sensori impazziti farà sì che il giocatore si trovi in situazioni davvero drammatiche che richiederanno riflessi e un grado di attenzione particolarmente elevato. Ignorare un sensore, la velocità o la quota o uno dei tanti segnali di missili in arrivo può portare rapidamente alla sconfitta. Fortuna che praticamente tutte le missioni hanno dei checkpoint intermedi che imparerete ben presto a sfruttare e soprattutto ad amare. E finora non abbiamo fatto cenno al multiplayer. Finita la campagna potete lanciarvi in deathmatch a squadre o nella modalità Battle Royale. Entrambe prevedono scontri tra un massimo di 8 giocatori. Fun fact, la modalità Battle Royale c'era anche nel 2007 in Ace Combat 6, quando ancora non si parlava assolutamente di Battle Royale. E il comparto tecnico come se la cava? Come già accennato, i modelli degli aerei sono ricchi di dettagli e la stessa rappresentazione di nuvole e delle condizioni atmosferiche è praticamente impeccabile. In quanto a fluidità, anche su PlayStation 4 standard, dove gira anche sopra 30 fps, e nei momenti più concitati non c'è veramente nulla da dire. Ovviamente sono i dettagli a terra che risentono maggiormente di problemi. In generale è molto difficile farci caso e abbiamo gradito l'aggiunta di maggior vegetazione a terra, si possono scorgere senza troppo difficoltà i modelli degli alberi, ma in alcuni livelli si possono notare texture a bassa risoluzione o punti che in generale risultano meno curati di altri. Più che discreti invece gli effetti particellari delle esplosioni, proprio queste ultime hanno volume, sono intense e rumorose, di conseguenza ben riprodotte. Al termine di ogni missione il gioco vi proporrà un replay automatico di tutta la sessione di gioco, con la possibilità di cambiare telecamera, accelerare o rallentare il tempo. Ecco come sono stati eseguiti molti degli spettacolari scatti che trovate nella gallery, nella recensione su Smart World, o anche alcune delle clip che sono state utilizzate per questo video. Proprio i replay permettono infatti di godere al massimo di tutti i pregi e i difetti del gioco e di notare anche gli influssi dell'aria sui movimenti degli aerei. Essendo poi estimatori e grandi fruitori di realtà virtuale, non potevamo esimerci dal provare la fetta dedicata proprio alla VR, messa in bella vista nel menu principale, almeno su PlayStation 4 ovviamente, perché si tratta di un'esclusiva di PlayStation VR. Una sezione piccola, scheletrica, di opzioni e missioni, ma di notevole impatto, anche solo se presa come esperienza da mostrare ad amici e parenti. Ne abbiamo parlato in un apposito articolo d'analisi che trovate ovviamente su Smart World. Vi invitiamo a leggerlo qualora foste interessati, lo trovate anche in descrizione. Prima di concludere, un cenno al comparto audio. Sempre come da tradizione, anche questo settimo capitolo presenta una colonna sonora estremamente curata, con tracce strumentali e non solo appartenenti a più generi, che ben si amalgamano allo spirito delle varie missioni. A corredo un doppiaggio professionale in lingua inglese o in lingua giapponese, potrete scegliere all'inizio del gioco quale dei due fa più al vostro caso, che vi farà compagnia lungo tutta la campagna, visto che i vostri compagni di squadra e il centro di comando si scambieranno continuamente battute. Qui sorge un altro piccolo neo: i sottotitoli, tranquilli, sono tutti in lingua italiana, posti nella parte alta dell'interfaccia non sempre sono di facile lettura, perché nel bel mezzo dell'azione trovare il tempo di leggere gli scambi, quasi mai identici tra l'altro, tra i membri della squadra o magari anche i cambi di ordine da parte del centro di comando risulta piuttosto difficile e a volte anche frustrante. Se poi come noi scegliete di giocare con il doppiaggio originale giapponese, capire quello che si dicono senza leggere è praticamente impossibile. Siamo alla conclusione, il nostro voto finale è un bel 9 pieno. Sì, perché in definitiva Ace Combat 7
non si discosta molto da quelli che sono i canoni della serie, ma ci sono comunque vari dettagli da premiare. Per cominciare, la volontà di portare la saga sulla generazione attuale, con nuovi effetti grafici, modelli realistici e dettagliati e un nuovo occhio di riguardo alla fisica e all'interazione dei velivoli con l'area e le sue variabili. Da lodare anche la struttura della campagna, con missioni classiche comunque intervallate da spezzoni in CGI di alta qualità che arricchiscono il tutto con dettagli sul background e con personaggi che hanno la loro da dire lungo tutta la durata del gioco. La vena arcade è ancora lì, saldamente ancorata a tutte le meccaniche di gioco. D'altronde stiamo parlando di un titolo che a bordo di un solo aereo ci fa scontrare con decine di altri velivoli, dotando il nostro di una quantità improponibile di missili e bombe, cosa categoricamente impossibile nella realtà. Anche il sistema di danni, che a livelli facili ci permette di subire più di un colpo, non favorisce certo il realismo. Idem per l'assenza di altre variabili, quali il carburante o gli effetti della forza G, che alcune manovre ripetute potrebbero causare sul pilota. Ace Combat non vuole però essere un simulatore, ma un qualcosa appunto nel mezzo che permetta a tutti di divertirsi. E nonostante i tanti capitoli che lo hanno preceduto, si presta benissimo anche come punto di partenza. Per questa recensione di Ace Combat 7 Skies Unknown è tutto. Se questo video vi è piaciuto e ci state seguendo da YouTube, ricordatevi di lasciare un like, un mi piace o di iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Un saluto da Lorenzo Delli per Smart World Gaming.